Allora ragazzi, un caro saluto a tutti quanti. Questo video esce esattamente appena allo scadere dell'embargo di questo titolo, quindi noi vi facciamo vedere molto rapidamente. Poi ci sarà tutta la live in cui vi faremo vedere qualcosa di più dettagliato, quella che è Contra Operation Galuga, che è di fatto la stessa. Lo stesso gioco che uscì tantissimissimissimo tempo fa, quindi ve lo faccio vedere apposta in modalità easy, giusto per durare un pelo di più, perché altrimenti diventa veramente impossibile. Sulle pagine di Gamesir.it ovviamente troverete anche la recensione del gioco, quindi mi raccomando, non perdetevi . È ovviamente, possiamo dire, remake, ovviamente non è quella grafica. C'è tutta questa storia un po' assurda che avveniva nei videogame a cavallo tra gli anni 80 e 90, in cui comunque c'era scopi piuttosto banali per l'obiettivo di farvi combattere contro nemici cattivissimi. Sono arrivati, naturalmente ci sono richiami a film degli anni 80, c'è dentro Rambo, c'è dentro un po' di Schwarzenegger. L'obiettivo naturalmente è andare avanti, sempre in 2.5 HD, è inutile so che qua stiamo a guardare la storia. Qua c'è il dash. Vedete che c'è. Anche che la musica viene interrotta quando cioè ve la fa vedere come se la stesse ascoltando sott'acqua, quando siete appunto sott'acqua. Benissimo, tornate anche andato a cercarmi il colpo. Guardate, stiamo giocando in modalità facile, tra l'altro, ed è quasi impossibile riuscire ad evitare. Colpi. Preferisco questo, francamente.
attimo. Però lo stiamo facendo, amico mio. Ok, e il gioco finisce così. Adesso qua devo fare la R, però vabbè, non so perché, tra l'altro la R non funzionava perché stiamo giocando con tastiera e mouse, però questo è. Questo, ragazzi, è il gioco. Potete avere poi la possibilità di andare a potenziare alcune cose. Naturalmente guardate i crediti che avete fatto in una partita e quanto costa i vari potenziamenti. E quello che avete come potenziali abilità, che peraltro vi può essere utile per avere delle modalità un pochino più interessanti. Però vabbè, questo c'è e questo ci dobbiamo tenere. Eccolo qua, inizia il livello con l'arma H. Ecco, questo probabilmente giocando può essere anche un pochino interessante. Comunque questo è di fatto il gioco. Grazie a tutti, al prossimo video e ciao.